cromo, vari altri problemi con l'acqua. Ma questo è quello che è ufficiale. Cioè questo la regione. Quello che è scritto nelle delibere. Vedi lì. Arsenico puro. 754 del 29 febbraio 2008 è la prima deroga, fra l'altro, che coinvolge la città di Livorno. Ci doveva essere una sollevazione popolare a Livorno, no? Per esempio. Cioè, l'unica città di provincia che è coinvolta in una deroga per il Friano Montano, no? Ci doveva essere. Invece, niente, si stenta tutt'oggi a fare non solo, voglio dire, ribellare la popolazione, ma a far sapere alla popolazione quello che stanno bevendo. Praticamente ci sono studi, diciamo, cronometani, sembra che diciamo, sono portatori di tumore al seno delle donne. Cioè ci sono studi internazionali che lo correlano, diciamo. C'è un compendio di patologia ambientale curato da professor Ugazio, che è settantenne, insomma un uomo di grande esperienza, che ha dedicato tutta la sua vita praticamente alla ricerca della patologia ambientale, no? Che questo libro, compendio di patologia ambientale, riporta decine e decine di studi sui vari inquinanti, no? Si cerca il triano metano e si trovano un sacco di studi, appunto, che parlano di un sospetto sul cancro al seno, di un effetto dei trialometani sul cancro al seno. In effetti c'è un'esplosione, almeno nell'ASL 6 di Livorno in provincia. Bisogna approfondire anche qui, è possibile farlo pubblicazione, no? Morti per causa, no? Che appunto però è parziale, perché si occupa soltanto dei morti per una determinata causa e non dei malati che riescono a sopravvivere. Però comunque è già un buon strumento di conoscenza che è accessibile a tutti. L'ultima deroga del luglio del 2009, sono andate a vedere sul sito della regione, no? C'è scritto addirittura che l'allegato, con dentro tutti i comuni coinvolti, quanti abitanti c'è questo comune, quanti metri cubi gli viene fornito, eccetera, questo allegato nell'ultima deroga del luglio 2009 c'è scritto non pubblicabile, no? Che è un non senso anche giuridico, insomma. Se è un allegato che fa parte integrante del testo del decreto, no? Un decreto nullo, minimo, no? Manca un pezzo. Infatti ha avvocato tutto la Commissione Europea, che ha incaricato, è venuto fuori in questi giorni, dopo lo vedremo, ha incaricato una commissione scientifica, gli esperti, per valutare i danni alla popolazione di fatto, no? Che arrecano le deroghe concesse dalle regioni italiane sulla qualità dell'acqua. Al terzo triennio, no? E la regione toscana si è avvalsa per tre anni consecutivi, quindi 9 anni delle deroghe. Al terzo triennio scatta la avocazione da parte della Commissione Europea. Non si può più fare, insomma, no? Lo diceva anche la legge nazionale del 2001. Ecco, cosa diceva la legge nazionale e cosa dice il testo stesso delle deroghe? Il testo stesso delle deroghe dice che bisogna informare la popolazione, no? Perché le deroghe evidentemente sono cose dovrebbero essere straordinarie, no? Per un determinato periodo, per un determinato territorio, no? Per una determinata ragione, a cui si mette subito mano. Quindi informazione in capo alla regione, in capo ai sindaci, ecco perché abbiamo presentato in questi giorni un esposto alla Procura della Repubblica di Livorno e di Pisa, perché è anche in capo ai sindaci la informazione della popolazione. Me lo fai avere, così lo pubblichiamo. Certo, con un po' di cautela,
in modo che si attrezzino il meno possibile a, certo. No? A, in questo senso, certo. E che quindi la paghino fino in fondo questa pratica che portano avanti da 9 anni, informare la popolazione e predisporre piani di bonifica per affrontare il problema del perché un territorio ha dei pozzi, delle sorgenti, eccetera, inquinate da quegli inquinanti che abbiamo fatto. Se non ci sono piani di bonifica, se non c'è informazione, la deroga è fuori legge, insomma. E questi piani non ci sono, se non appunto, quello che conosciamo sono il progetto Cecina Bacino Pilota, firmato da Matteoli e dagli enti locali della Val di Cecina, di cui buona parte, lo ripeto, sono in provincia di Pisa, un accordo di programma che con un finanziamento un po' fantasma, bisogna dire, di 35 milioni di euro, doveva affrontare tutta una serie di problemi di inquinamento che denunciamo da anni, come l'inquinamento da mercurio, da fonti puntuali, cioè da industrie, no? E altri problemi, come la geotermia della Val di Cecina, eccetera. E invece per tenere l'obbligo, per tenere vivo l'impegno a bonificare, stanno per la regione sta per dare il permesso alla Sorbè di costruire un invaso ad uso industriale alle porte di Cecina che darebbe il colpo di grazia dell'unica falda rimasta abbastanza pulita e disponibile per la popolazione della bassa Val di Cecina. Ecco, il progetto di Trieste sarebbe un invaso che danneggerebbe ancora ancora di più e pesantemente la poca acqua rimasta alla popolazione civile. E questa è una scelta di carattere regionale o anche le amministrazioni locali possono al limite opporsi? Cioè, dire, se per esempio il Comune di Cecina dovesse opporsi a queste scelte regionali, decide poco? Dunque siamo... Certo, appunto, siamo in un paese da pensiero unico, insomma, se uno si disallinea viene stroncato, insomma, quindi non c'è, su questi argomenti non c'è voce dissidente pubblica, almeno. No, poi lo dicevo prima di incominciare questa serata, probabilmente nelle stanze in Toscana si accoltellano su questi argomenti e comunque la Commissione Europea ha avvocato. Questo dovrebbe dire tanto, insomma, no? La Toscana in particolare è fuori legge. Detto fra parentesi, nel 2006 il TAR del Lazio, che su certe questioni ha una competenza nazionale anche, no? Annullò le deroghe emesse dalla regione, tenete presente, quali regioni? Dalla regione Toscana e dalla regione Lombardia. No? Non c'è tanto paragone tra la Toscana e la Lombardia, no? Come peso demografico, no? Comunque le annullò. Niente, c'era da aspettarsi anche lì cose vistose, insomma, no? Quindi una giusta che salta o almeno che entra in crisi e quindi poi vengono messi in moto meccanismi di bonifica, eccetera. Niente. Non è successo niente. Il TAR ha annullato le delibere della Toscana e della Lombardia, la Toscana tranquillamente ha continuato a emettere deroghe. Come abbiamo visto, quella di prima del 2008, no?